Il governo ha dato le indicazioni nazionali, ha dato una cornice nella quale agire, ha detto esattamente in ogni singola zona cosa si poteva fare o non fare, ha dato le risorse, ha messo i prefetti a disposizione, sono stati fatti piani, come ricordava prima anche il presidente Gianni, provincia per provincia, con i trasporti, con tutto quello che serviva. Adesso le regioni via via stanno riaprendo le scuole superiori al 50% in quasi tutta Italia e io spero che si continui così, perché lo ribadisco, il diritto all'istruzione è un diritto costituzionalmente sancito, non è meno importante rispetto al diritto alla salute e a tutto quello che è scritto all'interno della nostra Costituzione. Ministra, anche nella discussione di ieri in Senato sono venute fuori nei vari interventi, penso a Renzi, penso alla Lega, la questione dei bonus mobilità, banchi a rotelle, tornati oggi rifarebbe quelle scelte? Allora, io l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora una volta, non vorrei sembrarvi noiosa. Sui banchi a rotelle si è fatta una polemica molto stucchevole. Io ricordo nel 2015 Piero Angela faceva vedere le scuole più innovative del paese e c'erano i banchi che poi volgarmente sono diventati banchi con le rotelle, ma sono banchi che permettono di lavorare in gruppo, di avere un approccio alla didattica diverso. Ieri leggevo un altro articolo del Corriere della Sera del 2018 in cui un maestro faceva vedere come nella sua scuola c'erano questi banchi che permettevano ai bambini di lavorare in gruppo. Io penso che 2,4 milioni di banchi comprati hanno permesso il rinnovo degli arredi, abbiamo lasciato ai nostri dirigenti scolastici la possibilità di scegliere quali banchi volevano, 400.000 sono quelli, le sedute innovative e 2 milioni sono banchi tradizionali. È un patrimonio che resterà strutturalmente nelle nostre scuole. Grazie. Bene.